Ciao Bethesda.it è un momento in cui il nostro cinema giustamente adatta dei libri che hanno vinto premi, che hanno anche quindi avuto un certo tipo di successo. È il caso della Scuola Cattolica di Edoardo Albinati che vince il premio Strega nel 2016 e diventa un film di Stefano Mordini assurdamente vietato ai minori di 18 anni che è nelle nostre sale, molto bello, molto interessante. Poi è anche il caso dell'Arminuta di Donatella di Pietrantonio che vince il premio Campiello nel 2017 e che diventa un film di Giuseppe Bonito che vediamo dove? Alla Festa del Cinema di Roma, sedicesima edizione, selezione ufficiale, eccolo qua, quindi fra poco arriva anche in sala. È un momento quindi in cui noi, giustamente, la nostra industria, il nostro sistema cinema affronta il test e lo adatta. In questo caso molto interessante l'adattamento di Mordini con un cast giovane da paura. Non mi è piaciuto particolarmente l'Arminuta di Giuseppe Bonito, c'è questa bimba tutta rossa, tutta anche chiara di carnagione, interpretata da Sofia Fiore, che nell'agosto del 75, altra cosa in comune con la Scuola Cattolica, è ambientata in quell'anno lì, ma non vediamo una scuola cattolica, vediamo due famiglie, ma soprattutto una famiglia tutta nera, tutta fosca, tutta dialettale, mamma. Che gli danno, ovviamente gli dicono: guarda, caccia fuori le budella del pollo. Nel momento in cui la bambina, che è un po' pippi calzelunghe, arriva in questa famiglia che tu dici: ma perché? Sei disorientato come lei? In realtà le dicono che quella è la sua vera famiglia, ma sono completamente diversi fisicamente rispetto a lei. E comincia questo film molto asettico, molto poco corporale, molto poco emozionante, molto poco intenso. E che mi sembra appunto sia tutto il contrario di quello che doveva essere. Perché? Perché noi siamo appunto con lei, con questa bimba che lega leggermente con la sorella più piccola, ma sarà la sorella, lega leggermente con questo ragazzone che adora i giostrai, è un momento di giostre, è da quella scena indimenticabile di un capolavoro assoluto della storia del cinema italiano che lo chiamavano Gigrobò, quando appunto Santa Maria sfrutta la sua forza per rimettere appunto in moto un Luna Park.